Migliaia di cittadini rumeni nuovamente in strada a Bucarest dopo l'adozione del decreto d'urgenza che depenalizza alcuni reati di corruzione. Negli ultimi 10 giorni, da quando il governo socialdemocratico ha presentato il progetto, si sono susseguite le manifestazioni di protesta in tutto il paese. In base al testo entrato in vigore, numerosi politici e funzionari si vedranno diminuire o annullare la pena. Il progetto di questo decreto d'emergenza è un duro colpo per la lotta contro la corruzione, aveva spiegato il procuratore della Repubblica per la lotta alla corruzione Laura Codruta Covesi. Si può dire che se diventasse legge la lotta alla corruzione sarebbe inutile. La parte del progetto sulla quale il governo ha tirato dritto è quella che introduce il tetto dei 44.000 euro per i reati di corruzione, misura che permetterà tra l'altro all'ex segretario del Partito Socialdemocratico Liviu Dragnea di evitare le accuse più gravi nel processo a suo carico appena avviato.